Un ringraziamento nei confronti della Commissione Nazionale Antimafia dell'attenzione riversata verso questo territorio arriva dalla segreteria provinciale del PD Nisseno. Un'attenzione della quale interessa particolarmente la città di Gela. Infatti, gli atti del sindaco Lucio Greco, audito in commissione, sono stati segretati. Interviene sul punto il segretario provinciale del PD, Peppe Di Cristina. La visita della Commissione Nazionale Antimafia penso che sia stata un fatto importante per quanto riguarda questo territorio, ma evidenzierei soprattutto la nota su cui due elementi. Il primo, quello che di fatto parla del Tribunale di Gela. Oggi Gela, dopo l'appello del Presidente del Tribunale, vive una situazione drammatica. Il Presidente disse che è un tribunale abbandonato da Dio e dagli uomini, sottodimensionato, con un personale che non è all'altezza di affrontare i drammi di una società di 70.000 abitanti. Allo stesso punto di vista, non possiamo non discutere anche del segnale che arriva sulla stampa. Io credo che sono due notizie che devono farci riflettere e devono fare riflettere tutta la politica. Una stampa libera e tribunali che possono amministrare giustizia nel miglior modo possibile sono una garanzia per tutti i cittadini, soprattutto per i cittadini più deboli.